la caratteristica principale di Alessandro, penso che oramai l'ha dimostrato anche, è la personalità. Lui ha una personalità importante, un carattere forte, riesce ad essere lucido, a mantenere quella lucidità che ti consente di fare delle scelte importanti. E poi tecnicamente un portiere pulito, e oltre alla tecnica che ha lui, ha una qualità allucinante con i piedi, che per il portiere in questo momento è una caratteristica che fa la differenza. Veroli, anche lui l'anno scorso è stata una bella soddisfazione, dai, perché veniva da periodo di incertezza a livello di ruoli, no? E decidemmo di portarlo dietro e fu una scelta azzeccata, perché poi il ragazzo ha Prima condiviso questo. giocava a centrocampo. Era un centrocampista e per me gli dissi: se vuoi avere una prospettiva importante, proviamo a fare qualche passo indietro, perché lui ha qualità, ha visione di gioco, ha questa struttura fisica pure importante, e devo dire che l'intelligenza del ragazzo ha portato a far sì che lui accettasse questa scelta. Blanuta è un giocatore, diciamo, quasi completo. Secondo me ha bisogno un pochettino ancora di mettere quella forza che ti determina in una categoria importante come inizia a essere la Serie C. Però ecco, un discorso, un giocatore tecnico, un giocatore veloce, nonostante la sua struttura fisica, ed è un giocatore che vede la porta. Senti, questo gioiellino delle Monache 2005 è così tanto forte? Ma a me mi colpì subito. Io quest'estate, all'inizio del campionato, quando facevamo la preparazione, non avevo il numero necessario per poter fare una partitina, e feci salire dei ragazzi dalla 17 e vidi questo ragazzetto piccolo A tutti piccolo. ricorda Mauro Sì, Esposito. È vero. come caratteristiche sì. E poi facemmo questa partitina e da lì lo portai nella primavera, perché veramente talentuoso, no? Ha lo spunto, ha forza pure nelle gambe, e devo dire che è un altro ragazzo eccezionale, un ragazzo che ha la testa sulle spalle, è seguito sicuramente bene anche dalla famiglia, dal suo procuratore, e sono sicuro che questo esordio anche in prima squadra darà un grosso contributo per la sua crescita, perché sicuramente è un'esperienza importante. E noi siamo contenti della riuscita di questi ragazzi, perché dietro c'è un lavoro importante da condividere, come ho sempre detto, con tutto il settore giovanile, e naturalmente perché sono ragazzi bravi che meritano di stare lì, e sicuramente daranno sicuramente il loro contributo alla squadra, perché sono ragazzi pronti per giocare. Naturalmente il mister crede in loro, e questa è una cosa positiva, e secondo me, come avrà la possibilità, cercherà di inserirli tutti.